Paddington. Paddington. L'orsetto Paddington, Paddington. Paddington. L'orsetto Paddington viene dal Perù, per noi da laggiù. È l'orso più carino che c'è. Via doppia D-I-N-G, I-O-N Paddington, yeah. Via doppia D-I-N-G, I-O-N Paddington, yeah. Cara zia Lucy, questa settimana ho imparato che l'importante non è vincere, ma partecipare. E non sono stato l'unico ad avere imparato questa lezione. No, no. Ah, no. Trovato! Che cos'è, Jonathan? Il baule dei giochi estivi. Oh, mi ero dimenticata di queste. Avevamo deciso tutti insieme di metterli via quando papà ha esagerato l'estate scorsa. Ha esagerato? Sì, ho vinto! E vai, sì! Woo-hoo-hoo! Ho vinto, vinto, vinto! Sì, può diventare un po' troppo competitivo, Paddington. Capisco. Jonathan! Oh, no! I giochi estivi! Bravissimo, figliolo! Ti ricordi l'anno scorso? Ci siamo divertiti tantissimo! E in quanto campione in carica, ricordatevi sempre che l'importante è partecipare! Bene, farò io allora l'arbitro questa volta. Non si sa mai. Bene, allora vediamo che cosa abbiamo qui dentro. Oh, i coni! I miei preferiti! Mia cara regina gnomella, lei dovrebbe avere il migliore castello degli gnomi di tutta la terra. Forte, alto e costruito per durare. Io esigo anche delle torri e un ponte levatoio. Torri e un ponte levatoio? Oh, certamente, che la costruzione abbia inizio. Come prima prova, la corsa vorticosa. Mettete il cono in testa, girate 3 volte e correte verso il cono. Oh sì, mi piace, vincerò io. Pronti? Partenza! 1, 2, 3! Forza! Sì! Ho vinto! Ho vinto! Invasori! Via, via! Mi stanno attaccando! Questa è una disgrazia! Oh, sono dispiaciuto, sua maestà! Campione di corsa vorticosa! Ho vinto, ho vinto, vita! Siamo tutti vincitori! Perché l'importante è partecipare, questo conta! Partecipare è stato sicuramente divertente. Di certo, possiamo dire che ora i giochi estivi sono iniziati. Prossimo gioco, le bocce. Grazie. Grazie. Grazie, mamma. La boccia più vicina al centro del cerchio vince. Ci siamo. Oh, oh, bel lancio. È il mio turno. Sì. Tocca a te, Paddington. Sei quasi! È un pareggio! Questo è tutto da vedere! Strike! Sei! Che lancio da campioni! Visto che roba? Papà, smettila di vantarti. Possiamo passare al prossimo gioco. Ora vi faccio vedere il replay. Ti sembra questo l'esempio da dare ai bambini? Devono capire che potrebbero sempre far meglio di me. Fuori! Cosa? Stai scherzando? Di la verità. No, non scherzi, sei seria, scusa. Devo per forza andare sulla casetta. Sì, vado. Wow, mamma! Sono stata campionessa under 12 di tiro con l'arco. Tocca a te. Sì! 100
4! Ops, scusa mamma. Sei il nuovo campione per ora. Tocca a te, Judy. Per un pelo. Tocca a te, Paddington. Dacci dentro, Paddington. Oh, mamma. Oh no. La signora Brown dice che può scendere, purché giochi bene. Magnifico! Oh, a proposito, bel tiro, Paddington. Devi soltanto lavorare un po' sulla mira. Devo ammetterlo, trovo sia divertente. Oh, non è divertente così, no? Divertente è quando sei tu a vincere, ed è il massimo. Oh, non lo sapevo, signor Brown. Oh, su, andiamo. Senti, formiamo una squadra. Così se vinco io, vinci anche tu. Vinceremo insieme, io e te! Devo andare alla mia lezione di arte, quindi fate i bravi, capito? Certo! Giochiamo, Patty, forza! Punto, bel colpo, Patty! Questo è divertente! Mia! Ecco, finito! Ho il privilegio di presentarle il suo castello, o mia regina gnomella! Oh, mi dispiace, regina! Ho dimenticato di levargliela! Io non mi sto affatto divertendo! No, no, nemmeno io! Quasi! Mia! Mia! Ho preso! Oh, badminton! Sì, anch'io adoro il gioco del badminton, maestà! Proprio come la schiacciata del grande Curry ai vecchi tempi. Una super schiacciata, Judy! Oh, bravissima! L'hai fatta rimbalzare sulla casa sull'albero. Aspettate un momento. Secondo questo, temo non sia regolamentare. Non è permesso colpire con il volano alcuna parte del giardino, quindi il punto è annullato. Ma, papà! Torna alla battuta! Sì! Oh. Mia! Sei grande! Prendi questo! Mia! Presa! No! Sì! Sì! Ho vinto! Ho vinto! Oh, come ci si sente, campione? Non molto bene, signor Brown. Per niente bene. Ha detto che non c'è sensazione migliore che vincere. E invece non mi sono mai sentito peggio. Signor Brown! Spero lei sia felice dopo che con questa vittoria ha fatto arrabbiare la sua famiglia, rotto la mia staccionata e rovinato il castello della regina Gnomella. Ha ragione. Ha completamente ragione. Vincere in questo modo mi ha reso solo un po' più perdente. Però magari un altro bel gioco potrebbe aiutare. Poi dietro l'angolo l'ho visto. Era enorme. Jonathan, Judy, Paddington, mi dispiace per come mi sono comportato. Possiamo fare un'altra partita, l'ultima? Noi non vogliamo giocare più. Per favore. Ne va bene. Si tratta di una sfida che ha una sola regola ed è... si gioca solo per divertimento. Benvenuti alla corsa reale della regina Gnomella! Sì, papà! E sono partiti! Forza, continuate a girare! Ottimo lavoro, Jonathan! Bel lancio, Paddington! Forza, Judy! Yuhu! Vai! Yeah! Tiro grandioso! Ci siamo quasi! Andiamo, veloci! Il tempo sta per scadere! Finito! Sì! Ahem!
stati sull'attenti. Sta entrando Sua Maestà la Regina Gnomella. Alla fine, zia Lucy, ci siamo divertiti come una grande, unica squadra. E il signor Brown ha imparato che vincere non ti fa sentire bene se rende tristi gli altri. È molto meglio semplicemente partecipare. Con amore, il tuo Paddington. Cara zia Lucy, questa settimana la signora Brown ci ha fatto una stupenda sorpresa. Oh! Sorpresa! La sorpresa è dietro a quel van? Oh no, Paddington! La sorpresa è il van! L'ho visto in vendita, non ho resistito e l'ho comprato! Oh, si chiama Bessie e lo adorerete anche voi tanto quanto lo adoro io! Beh, perlomeno è di seconda mano, non deve essere costato molto allora. No, non è di seconda mano, è vintage. Questo significa che è tremendamente costoso. Bene, un macinino vintage è tremendamente costoso. Io penso che sia fantastico. Quando avevo la vostra età facevamo delle magnifiche vacanze in campeggio e ho sempre sognato di farne anche con voi. E ora possiamo. Sembra fantastico, signora Brown. Che cos'è un campeggio, Judy? È quando vai in mezzo alla natura e dormi in una tenda. Una tenda? Wow! Cos'è una tenda? È una specie di casa, ma molto piccola, e che puoi portare sulla schiena. Come una lumaca? Non esattamente, non come una lumaca. Ma però fa così la lumaca. Ah, ma c'è anche molto altro. Tutti passano il tempo giocando insieme e mangiando insieme e si godono la vita in compagnia degli altri. Oh, è come stare a casa. No, è diverso perché sei in una tenda. Sinceramente, signora Brown, non so se ho davvero capito, ma il suo entusiasmo mi ha incuriosito e non vedo l'ora di partire. Oh, magnifico, perché ho già fatto le valigie. La nostra prima vacanza insieme in campeggio inizia adesso. Oh, è proprio come ricordavo. Vi state divertendo? Indubbiamente, signora Brown. Quando mangiamo? Quando arriveremo. Quando campeggiamo? Quando arriveremo. E quando arriveremo? Quando arriveremo. Ah, capisco. Ci divertiremo quando arriveremo. Ci stiamo già divertendo, non è vero? È che non abbiamo ancora fatto dei giochi. Quando ero bambina facevamo sempre dei giochi durante il viaggio e le ore volavano via. Come ore? A cosa giochiamo? Beh, noi giocavamo sempre al gioco degli animali. Wow, che cos'è? Prima di tutto devi pensare a un animale. Sì, pensato, il maiale. No, Paddington, non dirci qual è. Dobbiamo indovinare noi. Oh, capito. Ricominciamo, ne ho uno. È il maiale? Sì, come hai fatto, Jonathan? Molto divertente. Pensa che durerà molto il viaggio? Sì, ho brutte notizie, purtroppo. Siamo ancora sulla via di casa nostra. Ma sono sicuro che si risolverà in un attimo. Sentiamo le ultime notizie sul traffico. Windsor Gardens è completamente bloccata. La situazione durerà ancora a lungo. Oh. Ho un'idea, potremmo prendere la scorciatoia dentro il parco. Siamo tutti d'accordo? Sì! Mozione approvata! E scorciatoia sia! Prima a sinistra! Ups! Giro, giro tondo! Qui non c'è traffico! Arriveremo in men che non si dica! Sì! Chissà cos'è successo, non si è nemmeno accesa la spia del motore. Oh, mi hanno detto che era rotta. Ho visto. Riesce a ripararlo? Diciamo che non ho ancora finito, ma mi servono i miei attrezzi. Quelli non li ho presi. Beh, fortunatamente siamo a pochi passi da casa. Voi aspettatemi qui, torno subito. Grazie, signora Bird. Ora, non è esattamente ciò che vi avevo promesso e sicuramente c'è stato un intoppo, ma abbiamo con noi Bessie. E Bessie, signori miei, ha una cucina, quindi che ne dite se preparo uno spuntino veloce e diamo inizio alla nostra vacanza? Oh, sarebbe davvero magnifico, signora Brown.
abbiamo un altro intoppo. Già, saremmo dovuti tornare indietro con la signora Bird. No, faremo una vacanza in campeggio, perché le vacanze in campeggio sono divertenti. Lo so, ma siamo praticamente ancora a casa, quindi potremmo tornarci per ora, almeno finché non ripariamo il van. Bessie? Finché non ripariamo Bessie. Andiamo, Judy. La signora Bird tornerà presto e io per primo vorrei fare la vacanza che vorrebbe la signora Brown. Perciò io voto per restare qui. Grazie, Paddington. Questo è lo spirito giusto. Dopotutto siamo insieme. E qui nel parco siamo circondati dalla natura. È come se fossimo in vacanza. Sì, anche se normalmente non ci sarebbe con noi il signor Curry. Ehi, questo è un parco pubblico. Continui a leggere, signor Curry. Oh, signora Bird, ha fatto molto in fretta. Avevo dimenticato le chiavi. A fra poco. Oh. Se in questo momento fossimo al campeggio, cosa staremmo facendo? Beh, prima di tutto avremmo tirato fuori le sedie da campeggio e le avremmo sistemate per riposarci. Bene, allora forza, facciamolo. Oh, le ho dimenticate. Poi la signora Bird è tornata e si è messa al lavoro per sistemare il motore, mentre noi occupavamo il tempo. Ho pensato a un animale. È forse un maiale? No. Lo stai dicendo perché forse era effettivamente un maiale? Ogni volta che pensi a un animale è sempre un maiale e ora stai cercando di pensare a un altro animale? Sì. Smettiamola di giocare a questo gioco. Oh, ma mi stavo divertendo. Mi faccia un'altra domanda, allora. Il tuo animale ha la coda arricciata? Sì, signor Brown. Come ha fatto a indovinare? Questi bastoncini vanno bene come racchette da tennis e la pigna è una pallina perfetta. Visto? Diciamo, quasi perfetta. Perché non servi tu? Un ragno! Non ti agitare, Judy, è solo un piccolo... Oh, no! Aiuto! È enorme! Ecco, finito! Oh, ottimo! Possiamo riprendere il viaggio, allora? No, volevo dire che ho finito di smontare tutto il motore. Ora devo pulire per bene i pezzi e rimetterli insieme. E quanto tempo ci vorrà per... Oh no, quello strano risucchio, no? Cosa significa? Temo proprio che non sarà pronto per oggi. Non importa, io dico di campeggiare qui, signora Brown. O a casa nostra, che è poco più in là. Almeno uno di noi dovrà rimanere qui, però, nel van. Voglio dire, Brenda? Bessie? Non possiamo dividerci, signor Brown. Che vacanza di famiglia sarebbe? Dobbiamo campeggiare qui. Montiamo le tende? Ho dimenticato anche quelle. Oh cielo. Non ci servono le tende, mamma. Giusto, Jonathan è un Boy Scout. Sa come costruire un riparo di fortuna. Sarà ancora meglio del campeggio, sarà un vero rifugio. Allora siete pronti, raccogliete dei rametti e io in un attimo lo costruirò. Ecco. Oh, che madre fortunata sono ad avere una famiglia come la mia. È tutto così adorabile. Non è adorabile, signora Brown. È perfetto. Tutti nel van! Oh. Signora Brown, qual è il problema? Scusate, è tutta colpa mia. Volevo che provaste una meravigliosa vacanza in campeggio come quelle che facevo io, ma poi ho comprato questo sciocco van. Bessie? No, Bessie è soltanto un van. E questo non è un campeggio, ma è un parco. E io non ho nemmeno portato le sedie e le tende. Siamo tutti bagnati e la vacanza è rovinata. E mi dispiace così tanto. Non penso sia rovinata. No. Se ho capito bene, signora Brown, durante il campeggio si dovrebbe passare del tempo insieme, mangiare insieme e godere della compagnia reciproca. E io sto molto bene in sua compagnia. I tuoi panini alla marmellata scaldano il cuore. So che vuole farci rivivere i suoi vecchi ricordi, ma a me invece sembra che ne stiamo creando di nuovi. E se rimane qui fuori, potrebbe perderli. E poi... chi vorrebbe dormire in una tenda quando noi abbiamo quel bellissimo van? Bessie. Bessie. Oh, un attimo, ragazzi! C'è Jonathan, vai! Vi divertite? Questa è la vacanza più divertente del mondo, mamma! È ora di andare a dormire! E guardami, sono ancora qui sveglio! C'è però una cosa che abbiamo dimenticato. Oh, e che cos'è? Non si usa più cantare una bella canzone?
Oh, sì, sì, certamente. 99 barattoli di dolce marmellata. Tutti insieme! Ma se uno di loro cadesse poi rimarrebbe vero. La signora Brown ci ha fatto una sorpresa. Ma lei si è sorpresa più di tutti. Perché a volte, quando le cose non vanno come speravi, possono finire ancora meglio. Con amore, il tuo Paddington.